Ciao ragazzi, sono Miu delle Wink e questo è il terzo video della rubrica Winx Tutorial. Prima di tutto volevo chiedervi scusa anche da parte di Betta per il fatto che non siamo riuscite a caricare video in quest'ultimo periodo perché eravamo in consegna nerissima con i volumi di Butterfly Effect e Ale Cucca che dovranno uscire a Romix e quindi abbiamo dovuto concentrare tutte le nostre energie sulla consegna e non abbiamo potuto fare video, ma rimedieremo presto con nuovi video. Quindi vi ringraziamo tantissimo per la pazienza che avete dimostrato fino ad oggi e passiamo direttamente al video tutorial sul viso di profilo. Per prima cosa si parte col nostro solito cerchio, che poi divideremo a metà con un asse perpendicolare che ci servirà in un secondo momento per trovare l'attaccatura delle orecchie. Ora, adiacente al cerchio e in parallelo con l'asse di prima, tirate un'altra linea dritta. La parte che tocca il cerchio corrisponderà alla fronte. E dato che la fronte e il mento nel profilo sono allineati, scendiamo su questa linea e in un punto a piacere segneremo il mento. Ora prendete la misura che va dall'estremità della testa alla punta del mento e dividetela a metà per trovare la linea dell'occhio. In seguito, dividete a metà la porzione di viso che va dalla linea dell'occhio a quella del mento e troverete la base del naso. Ora, per trovare la bocca, c'è un passaggio un po' particolare da fare. Per prima cosa, abbozzate una sorta di muso a triangolo senza labbra, così da trovare la punta del nostro naso. Una volta trovata, prendete la misura che va dalla punta del naso al mento e dividetela a metà per trovare la linea della bocca. A questo punto troviamo l'ultimo elemento prima di delineare tutto, ovvero l'orecchio, e possiamo farlo prendendo come riferimento l'asse verticale che abbiamo disegnato per prima e la linea dell'occhio e quella della base del naso, e sottolineo base del naso, non la punta, mi raccomando. Ora finalmente possiamo delineare il profilo e fare anche la mascella. Infatti il motivo per cui è necessario fare prima l'orecchio è che la mascella parte dal mento e finisce esattamente all'attaccatura inferiore delle orecchie. Infine andiamo ad aggiungere due elementi che nel profilo hanno delle caratteristiche ben precise, ovvero l'occhio e il collo. Per quanto riguarda il collo, ricordate di disegnarlo sempre abbastanza inclinato in avanti e per capire dove disegnarlo, guardate la posizione dell'orecchio, che deve essere abbastanza centrale. Quindi il collo non deve essere né troppo avanti né troppo indietro rispetto ad esso. L'occhio di profilo, come vi accennai nel video sugli occhi, ha una forma triangolare. L'iride è abbombato nella parte esterna e schiacciato in quella interna e la pupilla, anch'essa molto schiacciata, in verticale, si trova sempre al centro dell'iride. Come tocco finale aggiungiamo i capelli, rispettando le solite regolette, ovvero disegnare l'attaccatura della fronte e il volume dei capelli delineato dalla corona. Infine, decidete il punto o la riga dal quale partiranno tutti i capelli e fateli congiungere lì. Ora vediamo velocemente le differenze tra profilo maschile e femminile. Sostanzialmente sono le stesse che c'erano nel video precedente, i lineamenti saranno più squadrati, come ad esempio nel naso o nel mento, ma la cosa più evidente in questo caso sarà la mascella più quadrata e marcata rispetto a quella femminile. Gli occhi più piccoli, il collo più largo e un pomo d'Adamo molto pronunciato. Aggiungete infine anche i capelli, disegnando prima le linee guida dell'attaccatura della fronte e la corona, decidendo poi il punto d'origine di tutti i capelli. Spero che questo video vi sia stato utile e adesso, prima di annunciare il vincitore della scorsa challenge e lanciare la nuovissima challenge, vi dico un paio di cosette. La prima, molto importante, è che io e Betta saremo a Romix dal 5 all'8 aprile con i nostri nuovi volumi Butterfly Effect 6 e Ale Cucca 5, rispettivamente allo stand Manga Senpai per quanto riguarda me e Butterfly Effect e allo stand Casa Obage per quanto riguarda Betta e Ale Cucca, entrambe al padiglione 7, mi raccomando. La seconda cosa che volevo dirvi è che come al solito potete inviarci gli esercizi inerenti a questo tutorial alla nostra mail winkmiubetta@gmail.com e correggeremo i vostri disegni
nel prossimo video della rubrica Compiti a casa. Vi ricordo che questi esercizi più la challenge sono due cose staccate, quindi potete sia fare gli esercizi sia partecipare alla challenge, non fare nessuna delle due cose o entrambe. Ma adesso veniamo al vincitore della stile challenge frontale, che è Michi Yume, di nuovo tra l'altro, bravissima ancora. Hai emulato perfettamente lo stile degli autori e la loro colorazione addirittura, soprattutto quello di Betta è uguale, madonna. Per quanto riguarda la prossima challenge, è molto simile a quella precedente, si chiamerà infatti stile challenge profilo. Le regole sono pressappoco le stesse, dovete fare 5 volti di profilo con lo stile di 5 autori differenti, che possono essere sia gli stessi della scorsa challenge oppure nuovi, non è importante, l'importante è che siano tutti diversi. Questo per andare a vedere anche le caratteristiche dei visi di profilo fatti da diversi autori. Per partecipare, come al solito, dovrete postare la vostra challenge su un social a piacere quali Instagram o Facebook, taggare ovviamente me e Betta e, mi raccomando, inserire l'hashtag stile challenge profilo, così possiamo vederli. Il termine ultimo sia per gli esercizi sia per la challenge è il 31 marzo. No, ok, fail, il termine ultimo per la consegna degli esercizi e della challenge è il 30 aprile. Non so perché io abbia detto marzo, probabilmente perché con la consegna ho perso totalmente la cognizione del tempo, dello spazio, del mondo. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così YouTube vi manda le notifiche ai prossimi video, non ve li perdete. E vi lascio in ultimo i nostri contatti Instagram, Facebook e gli store online delle nostre case editrici nel caso in cui voleste acquistare i nostri volumi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao dalle Wink!